questa piazza. Silenzio! Mi dà il coraggio e la determinazione. Siete straordinari e state scrivendo una pagina importante della democrazia di questa città. Tantissimi che in questi due anni tutti insieme abbiamo strappato da questa città il cancro di Parentopoli, da quelle persone che su queste stesse scale si sono presentati con il saluto romano. Dai salotti cosiddetti buoni all'aria aperta abbiamo scelto sulla base del merito, delle competenze. Non abbiamo più scelto gli amici degli amici o sulla base delle tessere del partito. Bravo! Abbiamo anche fatto degli errori e io me ne assumo la responsabilità. Bene, chi ha il dono, entrando in una casa distrutta, il dono dell'infallibilità? Chi ce l'ha? Nessuno! Vai, Marino! Mentre noi riportavamo la legalità nei conti, mentre rimettevamo in ordine la casa, la magistratura, che io ringrazio, fermava la mafia, che grazie a chi ci ha preceduto. Bravo! Il 5 di novembre inizierà un processo storico che dimostrerà che chi ci ha preceduto si era servito dei poveri, mentre noi abbiamo voluto servire i poveri e gli ultimi. Dei nemici. Stai sereno, è sicuro. Siamo di più! Ma noi Marino, siamo qui! Volete fermare adesso questo percorso, adesso che la città può ripartire! Marino! Dai, andiamo avanti! Andiamo avanti!
Marino, 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 Marino. Voi mi chiedete di ripensarci. I nomi, guarda le finte! E non vi deluderò! Non vi lasciamo! Non si esercita in stanze chiuse, la democrazia si esercita nelle piazze e noi dobbiamo chiedere a tutti gli eletti un confronto diretto e ringrazio le bandiere del Partito Democratico, il partito che ho fondato. Devo venire col Partito Democratico, con gli eletti di SEL, con gli eletti della lista civica, insieme, tutti insieme. Noi non inseguiamo sogni, noi sogniamo il futuro nostro, della nostra città che è la capitale d'Italia. E lasciatemelo dire con una frase che amo, una frase pronunciata da qualcuno molto più grande di noi negli anni 60. Noi siamo realisti e vogliamo l'impossibile. Io ve lo prometto, la forza di questa piazza sarà nel mio cuore e nel mio cervello nei prossimi